ultimi anni. I miei anni a Milano era una città creativa, era, c'era un entusiasmo. Pensa che uscivano 20 compagni al giorno dalle case discografiche, per dire. E poi noi siamo partiti a fare il cabaret con i Gufi, quindi un grande slancio, successo. Poi dopo, finiti i gruppi, ho cominciato a fare concerti da solo con Ettore Cenci, grande musicista e arrangiatore, e sono andato avanti a fare concerti fino a pochi anni fa. E grande soddisfazione, devo dirti, l'ho sempre avuto, perché io ho costruito questo cabaret concerto fatto di canzoni, le mie canzoni antologicamente riprese, e racconti e raccontini umoristici che io facevo. Poi a un certo punto, tanto il mercato era calato già qualche anno fa, e poi vabbè, sono un po' invecchiato e quindi ormai è qualche anno che non... Però l'ultimo ricordo stupendo, diciamo, è stato i miei concerti al Teatro Smeraldo. E una volta eravamo al Teatro Tenda di Piazzale Cuoco. Io ho finito di cantare, cioè stavo ancora cantando e la voce al fondo fa «Il nani non qui!» Vabbè, noi andiamo avanti. Dopo un po' «Nani non qui!» Finiamo lo spettacolo, questo qui arriva in camerino, va dal chitarrista e fa era che non era un credito, era uno fissato. Poi da ragazzino sentiamo tutti la musica americana, io mi sono accorto l'altro giorno guardando i miei dischi, io ascoltavo Frank Sinatra, Nat King Cole, Benny Goodman. Poi a un certo punto, nell'adolescenza, valutare, insomma, sentire vicino a me la grande canzone francese. Poi a un certo punto c'è l'occasione che una mia compagna dell'università con parenti in Francia mi fa ascoltare il primo Extended, erano dei 33 giri piccoli. EP, Extended Play. E io ho sentito, sono andato insieme, cioè, non ho capito quasi niente, così fa un po', ma io ho detto, ecco, io da grande voglio fare così. E da lì ho cominciato a studiarlo, a tradurlo, poi a militare ci ho lavorato parecchio, e per poi arrivare a quando l'ho presentato al pubblico è venuto giù il teatro. Hai qualche rammarico di cose che non hai fatto, che avresti voluto fare o che farai magari? Beh sì, qualche treno che ho perso perché il mio carattere sicuramente l'ho perso. Perché io ero molto polemico, ero sempre molto rigido nei confronti di, non so, una possibilità di una scrittura che non mi convinceva, un'altra roba che non... Tu pensi che Garnier e Giovannini ti avevano proposto di andare a fare una rivista con loro. Io dici, ma ragazzi, no, noi stiamo facendo il cabaret serio, andiamo in mezzo alle ballerine, che è una battuta da cretino, andiamo in mezzo alle... Devo dire. E così come la televisione, io non l'ho mai amata e non ho mai cercato di farla. Invece poi te ne accorgi dopo che se tu avessi avuto un supporto televisivo. Oddio, c'è il problema della lingua, perché a Roma è docet.